e vogliamo vedere perché. Intanto il mio discorso si dividerà in due parti, grosso modo. Una prima parte in cui io parlo in generale di tutta la narrativa calviniana prima del 1960. E poi la seconda parte dopo il 1960, perché accade qualcosa di così importante che c'è un vero e proprio cambio di rotta. La prima parte, nella prima parte, viene privilegiata l'attenzione alla società, a ciò che avviene, alla storia, e in particolare la storia precisa di quel momento in cui lui ha 20 anni ed è un momento in cui siamo usciti dalla terribile storia del fascismo, della seconda guerra mondiale, quindi un momento di grande entusiasmo, di grande volontà per cambiare la società e uscire dai telefoni bianchi, dalle storie di Shirley Temple. Voi forse non sapete chi era Shirley Temple, era una bambina con tutti i boccoli e con tutti i berretti che si dondolava su una altalena, e questo ci facevano vedere quando noi eravamo piccoli, perché sotto il fascismo non bisognava parlare della realtà, bisognava parlare delle cose belle. E oppure i telefoni bianchi, i film che venivano dall'America, a cui si contrapporranno poi in modo forte i film come Shushat e Ladri di bicicletta, che sono un tentativo di riafferrare la realtà e mostrarla per denunciarne gli aspetti negativi e per cercare di costruire un mondo migliore e diverso. Calvino è molto attento, e infatti in questo periodo, post-bellico, nasce anche di nuovo una corrente che si chiama di neorealismo. Voi avrete sentito parlare di realismo, naturalismo in Francia, realismo da noi. Nella seconda metà dell'Ottocento, nel Novecento viene fuori invece una visione, si torna un'altra volta alla realtà, una realtà denunciata, e si chiamerà neorealismo, ma avrà breve durata. Perché? Perché ci accorgeremo che con il Novecento la situazione cambia anche in letteratura. All'inizio del Novecento c'è una vera e propria svolta linguistica, cioè, come diranno Pavese, Calvino e tanti altri, non si può più riprodurre la realtà rispecchiandola naturalisticamente, le piaghe della società, perché sono qualcosa che abbiamo dinanzi agli occhi e dobbiamo cercare invece di andare più a fondo, conoscerla, interpretarla questa realtà e poi riproporla nelle sue problematiche attuali. Va bene questo? Quindi il neorealismo, però anche Calvino dà il suo contributo al neorealismo, ma in una forma tutta particolare. Allora, quello che quindi il tema della società, delle relazioni tra gli uomini, degli uomini nei confronti della società stessa, come si comportano, i guasti da denunciare, e poi invece la scienza. Passeremo in un secondo momento ad analizzare le opere dove i contenuti stessi della scienza sono oggetto di attenzione narrativa. Infine, ancora una volta, la riflessione filosofica sulla conoscenza, cioè tra le frequentazioni filosofiche che sono quelle che si stabiliscono nel momento in cui, con la seconda rivoluzione scientifica e quindi col momento della frattura tra il mondo della fisica classica e il mondo della fisica contemporanea, no? Heisenberg, la relatività di Einstein, le geometrie non equilibrate alla fine della seconda metà dell'Ottocento, segnano una frattura tra una soluzione di continuità tra questo mondo deterministico di cui appunto vi parlava prima anche precedentemente Califano, cioè il determinismo, quando si può decidere esattamente qualcosa, data una causa, quale sarà l'effetto, e invece il salto, no? la fisica dei quanti, la probabilità, cioè la non possibilità più di afferrare la realtà nella sua interezza. Questo ha influenzato fortemente anche la letteratura, c'è una svolta linguistica, e in questa svolta linguistica, ogni narratore la vive in un modo molto particolare. Ulisse di Joyce, l'uomo senza qualità di Musil. Ecco, vi prego, quando vi cito dei libri, scrivetemi, segnate, perché sono fondamentali, anche se non li potete leggere subito. Comprateli, metteteli in uno scaffale, nella vita vi serviranno perché sono le tappe fondamentali del percorso della nostra conoscenza e di quanto anche la letteratura, quella che vale, quella che si tiene attenta a quel che avviene nella società come progresso di conoscenza, sono pietre miliari. Quindi l'uomo senza qualità di Musil, Ulisse di Joyce, sono fatti, e anche la coscienza di Zeno, di Sperber,
perché avviene questa costruzione del, ora non voglio troppo allargare, ma insomma a più di 20 anni di distanza dalle prime cose che non avevano tutto successo e che hanno un suo significato. Dopo, se c'è tempo, se dopo nelle domande me lo volete dire, io ora vado avanti con Calvino. Calvino nasce nel 1923 a Santiago de las Vegas, a Cuba. Come mai a Cuba? Perché il padre era andato a dirigere una stazione sperimentale di floricoltura. Il padre era un valorosissimo studioso di scienze naturali. Anche la madre aveva studiato scienze naturali e segue quindi il marito nel suo lavoro. Quindi questa è una premessa importante. Perché? Perché questo significa un'educazione laica, una razionalità aperta, cioè il mondo della scienza, come diceva nel presentarvi e poc'anzi, il mondo della scienza entra di riflesso, entra come ricaduta, come modo, come visione del mondo. Nasce nel 1923. Si iscrive una volta, poi tornano dopo 2 anni e si stabiliscono a Sanremo. Sanremo era la città d'origine del padre. Qui, dopo finiti gli studi liceali, pensate che come compagno aveva avuto il fondatore della Repubblica, Eugenio Scalfari, hanno fatto il liceo insieme. Dopo il liceo Calvino si iscrive ad Agraria, ma è sotto l'influenza dei genitori, chiaramente. Infatti ben presto va a Torino e ben presto lascia Torino, va a Firenze, nutre interessi letterari e cerca infatti di scrivere alcuni racconti. Bene, quando l'8 settembre 1923 l'Italia, c'è l'armistizio, l'Italia si divide in due parti, con al nord la Repubblica di Salò e al sud comincia lo sbarco americano per la liberazione, Calvino è richiamato nell'esercito. Naturalmente non ci pensa nemmeno di andare nell'esercito a combattere nella Repubblica di Salò, fugge sui monti e fa la resistenza nelle brigate Garibaldi. Questa esperienza è fondamentale perché riaffiora nel sentiero dei nidi di ragno, che entra nella scia del neorealismo, cioè di un tipo di narrazione realistica, naturalistica, che rispecchia una realtà. Però già qui si vede, da una parte, l'interesse per le scienze naturali. Questo sentiero dei nidi di ragno è anche fonte di molte fantasie per il protagonista di questa vicenda, che è Pin, un povero ragazzo dei Carluggi genovesi. Ma non ve lo racconto tutto, penso che lo conosciate. In questo libro non c'è la celebrazione agiografica della realtà della resistenza, ma prende proprio come momento di scavo e di conoscenza una banda di sbandati che pure fanno i resistenti, ma all'interno dei quali non c'è un dominio forte delle pulsioni, perché succedono anche scontri, gelosie, lotte. Però a un certo punto c'è un personaggio che spiega il valore e il significato della resistenza.